e benvenuti o bentrovati sul mio canale. Io sono Angelica e vi do il benvuto in questo nuovo video detersivi. Allora, sono appena tornata da vari giri da fuori e sono passata anche al supermercato perché ho fatto un po' di spesetta e con l'occasione, già che c'ero, ho acquistato dei detersivi che mi mancavano. So che questa tipologia di video vi piace tantissimo, ho deciso di farvi vedere tutti i detersivi che ho acquistato per la detersione, appunto la pulizia della casa. Ho acquistato detersivi che sono per me delle certezze, ma anche diciamo dei prodottini nuovi che voglio condividere con voi. Direi di iniziare a farvi vedere quello che ho acquistato perché ho molte cosine da mostrarvi. Allora, ho quasi terminato detersivo della lavatrice, perché appunto non uso un unico detersivo, nel senso che per i panni scuri vado a utilizzare appunto il detersivo specifico per i panni scuri, ho il detersivo poi per i capi in lana, i detersivi per i capi delicati, quindi quando acquisto il detersivo mi dura veramente tantissimo, perché cerco per quanto possibile di appunto smistare, diciamo, il bucato. Quindi ho riacquistato, anche se con una formulazione diversa, il detersivo della Omino Bianco. Mi sono trovata veramente bene con il detersivo della Omino Bianco, che ho voluto riacquistare lui. E poi, ragazzi, quanto sono aumentati i prezzi dei detersivi, appunto dei panni, sono aumentati in una maniera spropositata. Diciamo che con questo detersivo, che ho pagato soltanto 5,99 euro, ci faccio all'incirca 60 lavaggi, più o meno. Ho voluto acquistare lui nella formulazione igienizzante perché ultimamente non sto aggiungendo additivi o altro, quindi quando faccio appunto la lavatrice aggiungo la mia solita Ace Gentile, la morbidente, e poi vado ad utilizzare appunto un unico detersivo, ed è efficace anche a basse temperature. Adesso vi faccio vedere quello che avevo acquistato qualche tempo fa. E sto parlando di lui, sempre appunto Omino Bianco, lo stesso detersivo però appunto al profumo di Marsiglia. Questo era anche disponibile, però ho voluto cambiare. Ho terminato la candeggina e quindi ho acquistato questo boccione da 2,5 litri. Non acquisto il boccione grande perché poi ho difficoltà nel riporlo. Che dire, l'ace candeggina è una certezza, io non la utilizzo soltanto per andare a sbiancare magari i capi, ma la utilizzo anche nell'uso quotidiano proprio in casa. Appunto la utilizzo tipo per andare a lavare i marmetti fuori al balcone, oppure per andare a igienizzare al meglio appunto le superfici, quindi l'ace candeggina è veramente una pietra miliare ed è una certezza assolutamente, non la cambio con niente. Poi sono andata a riacquistare il Rio a melaceto, questo l'ho già acquistato in tempi passati, lo conosco, mi trovo veramente bene con questo detersivo, lo uso principalmente per pulire appunto il lavello, appunto le superfici della cucina, ma devo dire che l'ho utilizzato anche per pulire le mie ante della cucina, che sono praticamente laccate, e l'ho praticamente spruzzo, lo diluisco in un po' di acqua e poi con lo straccio in microfibra vado a pulire appunto le ante, e devo dire che mi dà molta soddisfazione perché le ante vengono fuori veramente lucide, brillanti, e quindi lui super super promosso. Poi una novità, almeno una novità per me, ho voluto acquistare questo ammorbidente della Tessori d'Oriente. È la prima volta che tipo che acquisto questo tipo di marca per appunto l'ammorbidente. Era, mi pare, in sconto a 1,99 euro, era comunque sia al di sotto delle 2 euro, e 38 lavaggi, lunga durata. E ho acquistato questa profumazione in rosa nera e labdano, che onestamente non conosco, però mi è piaciuta veramente tanto tra tutte quelle annusate,
Perché io quando vado appunto ad acquistare detersivi li annuso, cioè, ma comunque sia poi li richiudo per benino. Ho acquistato lui che ha una fragranza molto delicata, molto leggera, però appunto si sente, quindi sicuramente lo andrò a provare. E questo è un tipo di ammorbidente aromatico. E, non so se voi li conoscete questi appunto ammorbidenti, fatemi un po' sapere come vi trovate e se appunto li acquistate. Tra tutti quelli sniffati, lui è quello che mi ha convinta di più. Altro ammorbidente che ho acquistato, e lui praticamente è la mia certezza. Da quando l'ho scoperto non lo mollo più, ve ne ho parlato in tutti i miei svuota la spesa detersivi perché mi trovo veramente bene. Per me non c'è Lenor che tenga, non c'è Vernel che tenga, costa decisamente meno è quell'ammorbidente che mi dà più certezza in assoluto e più soddisfazione in assoluto. Io continuo perennemente ad acquistare questa appunto profumazione di ambra e vaniglia, che è la mia preferita, cioè io adoro praticamente questa profumazione. E che dire, provatelo perché è un ammorbidente che merita. È un bel boccione, questo è da 30 lavaggi e c'è anche, mi pare, disponibile nel boccione più piccolo, però io acquisto sempre lui e lo pago al di sotto comunque sia delle 3 euro. Se lo trovate, acquistatelo, se vi piace la fragranza, acquistatelo sulla fiducia. Altro prodotto che sono andata ad acquistare è praticamente una sorta di, diciamo, di igienizzante per le superfici, una sorta di sgrassatore, questo della Lysoform. Io non l'ho mai visto in questa profumazione di tè verde e limone, è la prima volta che lo acquisto, ma mi ispirava. È un tutto in uno, aiuta a rimuovere germi e batteri, uso quotidiano, fragranza biodegradabile. Questo non l'ho mai provato, anche se uso tantissimi altri prodotti della Lysoform, però questo in particolare è la prima volta che lo acquisto, quindi sono veramente, come dire, curiosa di provarlo. Si può utilizzare in cucina, sui giocattoli, sugli oggetti per i bambini, bagno, WC, insomma, è un tuttofare, ecco, un tutto in uno, quindi sono veramente curiosa di metterlo alla prova. Poi altro prodottino appunto di cui voglio parlarvi, che ho acquistato nello scorso svuota la spesa e ci tengo assolutamente a lasciarvi una mia recensione e che ho anche riacquistato questa volta perché mi è piaciuto tantissimo, è questo prodottino della Cif per il bagno al gusto di gelsomino. Ragazzi, credo di aver trovato il mio detersivo preferito per le superfici del bagno. Lui, insieme al Napisan, è il mio detergente preferito per la pulizia appunto delle superfici del bagno. Mi piace tantissimo questo odore. Nel momento in cui lo spruzzo ha una profumazione molto gradevole, non è nauseante appunto come capita con altri prodotti. Io praticamente lo adoro, qui c'è scritta no, nuova formula e quindi praticamente l'ho voluto riacquistare e penso di non smuovermi più da questa tipologia di prodotto che adoro. Poi, altra cosina che vi faccio vedere è un prodotto che non so se conoscete, sarebbe praticamente la gomma magica. È una spugna praticamente che va ad eliminare ogni praticamente segno da qualsiasi superficie. Io la vado ad utilizzare ad esempio sui muri, quando noto appunto che ci sono dei segni, basta prendere la gomma, farne appunto un pezzettino ed andarla praticamente a strofinare sulla parte senza utilizzo di detersivi. E le macchie vengono tirate via. Altre superfici dove possiamo utilizzarlo sono ad esempio sulle scarpe, sulle sedie, appunto, diciamo possiamo utilizzarlo su ogni superficie. Io la scorsa volta avevo acquistato quella da Mastrolindo, aspettate che ve la faccio vedere. Avevo praticamente acquistato lei della Mastrolindo, l'avevo pagata 1,99 euro, ma alla fine ho voluto provare lei. Che costa, mi pare, 1,30 euro, costa meno, quindi diciamo avrò modo di fare la comparazione. L'unica nota negativa di queste gomme sono che si sgretolano
molto velocemente. Adesso ve la faccio vedere. È praticamente una spugnetta che, diciamo, non ha una vita lunga, perché appunto poi dipende chiaramente da dove la usate, però diciamo che questa l'ho disintegrata e l'avrò utilizzata circa 2 volte. Non so se conoscete questo tipo di prodotto, però io mi sto veramente trovando bene. Anche magari se avete delle scarpe bianche, delle sneakers, basta passare lei imbevuta con un po' di acqua e appunto i segni vengono via. Quindi da quando io l'ho scoperta non la mollo più. Adesso farò il paragone tra le due. Se questa appunto mi soddisfa quanto questa della Mastro Lindo, sicuramente ne andrò a comprare qualche altro scatolo. Poi abbiamo acquistato i tovaglioli. Noi acquistiamo sempre questi della Noi Voi, sono 150 tovaglioli monovelo, però ci troviamo abbastanza bene. Ho voluto poi acquistare toroni e ho acquistato l'oro per soli 99 centesimi, 3 rotoli. Dovrebbero essere 70 strappi. Io mi trovo benissimo con i rotoloni, ne faccio un uso quotidiano, soprattutto in cucina, quindi lo Scottex è di vitale importanza in casa mia. Poi, altro prodottino che abbiamo acquistato sono i panni ballerina. Questi sono 3 panni e li ho pagati, mi pare, 99 centesimi. Però per quanto riguarda la pulizia appunto del lavello, io mi trovo benissimo con loro, così come mi trovo anche bene per le superfici del bagno, quindi diciamo che quando mi trovo bene con un prodotto, poi tendo sempre a riacquistare lui. Ecco. Poi ho voluto acquistare l'aceto, questo praticamente è per utilizzo diciamo specifico per la casa, è utilizzato per tutti gli usi domestici. Questo mi pare di averlo pagato 90 centesimi, una roba del genere. Io lo utilizzo spesso per appunto la pulizia delle superfici, per l'igienizzazione appunto delle superfici. L'ho acquistato in maniera specifica perché voglio andare allora, il top praticamente dell'isola, perché ho notato ultimamente che ci sono degli aloni. Ho provato con tutti i tipi di prodotto, ma secondo me sono delle macchie di olio che si sono impregnate e quindi non riesco a levarle. Quindi vorrei provare a miscelare lui insieme a dell'acqua bollente e vediamo se riesco a levare queste fastidiosissime macchie dal piano appunto della mia isola. Ho acquistato il sale della lavastoviglie, questo lo pago 45 centesimi e della Noi Voi mi trovo bene. Questo ha un potere anticalcare che andrò sicuramente a mettere adesso perché una lavastoviglie da far partire. Poi abbiamo acquistato appunto questa confezione da 3 di dentifrici, questi della AZ, quindi siccome noi abbiamo il doppio lavabo, a me fa comodo appunto quando acquisto il dentifricio comprare il bipacco o addirittura la confezione da 3. E poi come ultimo prodottino vi faccio vedere, vabbè, il detergente intimo della Venus, questo ultra delicato, estratto di malva, decongestionante, pagato mi pare 1,30 euro, una cosa del genere. Quindi diciamo che questo è stato il mio maxi svuota la spesa detersivi. Dovrò acquistare qualche altra cosina, quindi sicuramente vi farò un altro video. Adesso metto via tutta questa roba, anche perché tra poco devo riscendere, devo fare altri giri. Vi ringrazio per essere stati anche oggi con me, spero di esservi stata di compagnia. Se il mio video vi è piaciuto e se vi va, iscrivetevi al canale, supportatemi. Io ovviamente vi aspetto come al solito nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie e buona giornata. Ciao!